capire il meccanismo dell'animazione cominciamo con un movimento molto semplice. Vediamo come far muovere una pallina. La pallina si muoverà da un punto A ad un punto B con una traiettoria rettilinea. Stabiliamo che per compiere questa traiettoria la pallina impiegherà un secondo, quindi dovrò realizzare 25 disegni e posizionare questi 25 disegni all'interno della traiettoria. Suddivido il tragitto in 25 segmenti uguali e trovo lo spazio in cui inserire le palline. In questo modo ottengo un movimento costante della pallina. Come posso cambiare il movimento della pallina? Come posso creare l'illusione di un movimento differente con accelerazioni e decelerazioni? Non posso cambiare il tempo della pallina, che impiegherà sempre un secondo per compiere lo stesso tragitto, quindi devo realizzare sempre 25 disegni. L'unica cosa che posso cambiare è lo spazio, la distanza che c'è tra una pallina e l'altra. Avvicinando i disegni il movimento risulterà più lento, perché percorrerà meno spazio nello stesso tempo, un 25esimo di secondo. Aumentando la distanza tra un disegno e l'altro, la velocità aumenterà, perché nello stesso lasso di tempo la pallina percorrerà una distanza maggiore. Come potete vedere, le due palline partono e arrivano nello stesso momento. Impiegano un secondo per compiere lo stesso tragitto, ma ognuna con un movimento, quindi un carattere differente, grazie alla disposizione differente dei disegni tra di loro.